Eccoci qua, buongiorno a tutti da Franco Capasso, naturalmente con le sue telecamere. Oggi ci troviamo a Somma Vesuviano, in un posto particolare, una scuola dell'infanzia, Peter Pan. Perché ci troviamo qui? Lei dice già tutto, è da Ciocchi. Salve a tutti e benvenuti. Come vedete ci troviamo in una scuola, io sono un insegnante, ho scelto proprio questa scuola perché innanzitutto conosco molto bene il direttore Rancello Guglielma, che ringraziamo per l'ospitalità, che è un bravissimo professore, direttore di questa scuola dal 1989. Dopo ovviamente conosceremo anche il direttore commissario anche di professore di matematica, e quindi una persona davvero di grande cultura. Siamo qui per premiare chi? In realtà l'idea era partita di premiare in questa scuola associazioni, però poiché tante persone, artisti, fanno del bene anche tramite il loro lavoro, abbiamo deciso anche di contattare altre persone che potessero essere indicatore e vessillo di sociale, di inclusione. E ovviamente ci sei anche tu tra i premiati, Franco Capasso, perché anche i media sono fondamentali per divulgare l'inclusione e ciò che è empatia e prosocialità. Eccellenze campane 4.0. Perché? Perché oggi la solidarietà è diversa, è cambiato tanto, è cambiato tutto, è cambiato il modo di fare sociale e c'è il digitale di mezzo, e quindi c'è tutto un aspetto che prima non c'era, tanto che io questo evento in realtà lo facevo a Villa Bruna a San Giorgio e non c'era il digitale come adesso oggi è potente, con l'era pandemica, con questo obbligo diciamo di usare i social così tanto, adesso le cose sono un po' cambiate, come del resto, come vedete, non c'è un evento se non c'è ovviamente l'aspetto dei media, che è fondamentale. Guardate che i premiati sono tanti, possiamo anche dire. Sono tanti e sono giusti e stanno arrivando tutti, perché già è presente un'associazione, sta arrivando una stilista, anche perché noi avremo stilisti, chef, però tutte persone che hanno fatto qualcosa nel sociale e che ovviamente abbiamo scelto e selezionato con grande cura. Franco, faccio una domanda a te, come ti senti come premiato? Come premiato, prima di tutto sono orgoglioso perché ho avuto già la possibilità di essere premiato da te a Villa Bruno, quindi un evento particolare, perché gli eventi che fai tu sono molto importanti, molto culturalmente impegnativi, e vuol dire che sono premiato per la mia continuità, perché essere imprenditore o essere rappresentante di qualche cosa che uno professionalmente manifesta, penso che sia giusto anche elevare la professionalità. Da quel momento ad oggi ci sono state tante evoluzioni, questa notizia inaspettata ma sempre piacevole, con orgoglio e con piacere, poi lavorare con te è sempre il top. Grazie ancora e guardate sempre tutte le cose, anche perché non fa solamente, non è solo Club Economy il nostro Franco Capasso, ma tante altre cose, quindi seguitelo per altre iniziative anche riguardo la moda e la bellezza. A presto e grazie a tutti. Volevo precisare un'altra cosa, indichiamo che è su due step. Sì, ci sarà un secondo evento dedicato agli organizzatori degli eventi solidali tra fine 2024 e 2025, quindi però abbiamo cominciato dalla scuola perché io sono un insegnante, quindi cominciamo sempre da ciò che è formazione e attenzione per la cultura. Tanti amici, tante personalità, eccoci qua, è da Cioffi, Franco Capasso. Salve a tutti e benvenuti a Premio Eccellenze Campania 4.0, nel sociale, un premio che vuole premiare e vuole valorizzare tutto ciò che riguarda l'inclusione, ma soprattutto le associazioni e persone che sono distinte nel mondo sociale. Ad ospitarci nella scuola Peter Pan il direttore Rancella Guglielmo. Salve direttore. Salve, ciao Edda. Direttore, allora innanzitutto il direttore è laureato in giurisprudenza, laureato anche, fa parte del mondo dei criminologi, commissario, professore di matematica, professore, ma soprattutto in questo caso direttore dal 1989 di questa scuola dell'infanzia. Direttore, grazie per averci ospitato, e cosa pensa riguardo e soprattutto perché ha scelto di ospitarci? Allora, conosco Edda già, ho fatto già qualche altro evento insieme come psicologa, giustamente abbiamo fatto la settimana di benessere psicologico, se esatto, ti ricordi, diversi anni fa. E quindi siamo due persone che comunque operano molto nel sociale, c'è una certa empatia tra di noi, e quindi ho scelto, diciamo, lei perché conosco che è una persona molto competente. Grazie, grazie nel mille. Suo ramo, e nel sociale, fa molti eventi, e io sono dall'89 che ho fondato questa scuola, e niente, mi occupo, diciamo, dei bambini, però faccio tante cose anche nel sociale, pure io cerco sempre di aiutare, diciamo, le persone, i bambini, accolgo bambini anche di etnia diversa, e molte volte, diciamo, mi adopero, non far pagare dirette, queste cose qua,
facciamo una raccolta di indumenti per gli stranieri, cerchiamo sempre di aiutare, diciamo, chi ne ha bisogno. Questo è un premio. Abbiamo fatto questo e premio. Ovviamente questo è un premio, quindi ovviamente saranno dei premi. Come potete vedere, i premi sono diversi, c'è la vigna che è simbolo di salute e benessere, c'è il cuore al vetro di Murano, ci sono gli angeli per le associazioni, segno di libertà, e per la scuola invece c'è la targa di scuola amica del benessere psicologico, proprio dell'ordine psicologico Campani, perché diciamo molti mi conoscono come presentatrice, ma in realtà è un hobby, perché io sono un'insegnante della scuola secondaria di secondo grado, e però anche psicologa, e quindi l'ordine ha dotato la scuola di questo. Ma c'è anche un cadeau per la moglie del direttore, e uno di questi gioielli di via Roma, prego direttore, di via Roma 34, sì, gioielli a Grumo Nevano, che appunto vuole omaggiare alcune donne presenti qui diciamo all'evento, per appunto promuovere anche gli eventi di iniziativa sociale, quindi ringraziamo anche la Federico per, sì, questa cosa. Grazie mille direttore. Io ringrazio tutti le associazioni che stamattina ci renderanno onore di venire qui in presenza, e ringrazio Edda per aver lei, diciamo, reso tutto questo. E ci aspettiamo sicuramente per la prossima settimana del benessere, perché sicuramente faremo qualcosa insieme. Grazie ancora direttore. Va bene, grazie a voi, grazie di tutto. Grazie. Direttore, accanto a lei sua moglie, che ora presenterà, perché parlavamo di via Roma 34 gioielli, che vuole omaggiare le donne importanti di questo evento, e anche il suo caso, prego. E quindi anche io ringrazio, diciamo, anche la gioielleria via Roma 34, e chi ha pensato, diciamo, di omaggiare anche mia moglie con un bellissimo regalo. E lei è mia moglie, quindi... Signora, vuole salutare e dire qualcosa? Grazie, grazie di tutto. Grazie mille. Eccellenze Campane 4.0 nel sociale, presente ovviamente, non può non essere presente in tutti gli eventi, perché questo è il sesto evento che organizzo. Trilero, sempre in collaborazione con un'altra psicologa che sarà presente come ospite, però questa volta l'ho voluto fare con un altro team, quindi un'altra modalità, e non può essere non presente Davide Guida. Ciao Davide. Ciao. Mo Davide, la domanda è questa, tu sei qui come premiato solo oppure domani che fai? Media? Allora. Scegli tu. Allora, in realtà mi ha chiamato come premiato, però io sono sempre premiato. Ma anche Franco? Hai ragione. Però sono anche per premiato come media, perché la telecamera non si lascia mai, non si dà mai, non si smette mai di dare spazio, diciamo, ai begli eventi. E con te voglio fare una domanda tecnica, visto che tu hai a che fare con i media, quanto è cambiato, anche perché tu hai visto un'evoluzione di eventi, da quanto segui gli eventi tu? 10 anni? Beh, più 10 anni, più o meno. Ok, come l'evoluzione, cosa è cambiato? Perché secondo te questo premio 4.0, nel senso la scelta effettuata anche proprio del nome? Bella domanda, vabbè, sicuramente siamo diventati molto più social un po' tutti quanti, quindi diciamo i social sono anche cresciuti, diciamo, da questo punto di vista. Con i pregi e i difetti che hanno, voglio dire, nel senso che noi dobbiamo saperli usare, dobbiamo saperli usare secondo il giusto metodo, e questa cosa purtroppo non è da tutti, vabbè, però se non vogliamo finire in polemiche, diciamo che tutti, diciamo, i migliori stanno andando avanti, e non mi considero fra i migliori, però voglio dire, mi sento un buon mediocre, diciamo così. Davide, noi ti facciamo i complimenti per tutto ciò che fai, anche con questo premio che prenderai, diciamo, che avrai a breve. Grazie mille. Grazie. Siamo qui con il dottor Vincenzo Amorosi per un'associazione davvero molto importante, rievocativa storica, ovvero? Prima Legio Auditrix Pia Fidelis, è un nome in latino, molto facilmente, è un'associazione nata per l'amore della storia e per cercare di portare questa conoscenza nella società, specialmente nelle scuole, e anche viverla in un modo un po' sociale, anche sociale. Perché con la nostra cara presentatrice, la cara Edda, ci siamo già conosciuti nel 2016, abbiamo dei premi per quanto riguarda in effetti l'attività di supporto a delle donne che avevano avuto dei rapporti un po' di violenza, e noi nella nostra società abbiamo avuto delle persone che insieme alla comunità nostra culturale è riuscita a superare anche queste situazioni, perché il fatto di confrontarsi con una realtà fatta con semplicità, con amorevolezza e con disponibilità cambia psicologicamente, e lei, una psicologa, sa qualcosa. Infatti
Infatti noi ci conosciamo da un bel po' di tempo, io ho già premiato penso due volte a Villa Bruna, sì, a San Giorgio, esatto. Abbiamo cambiato location, abbiamo deciso di farlo proprio in una scuola, perché? Perché le forme di violenza sono cambiate, c'è ancora la violenza sulle donne, ho deciso però non farlo solo sulla violenza sulle donne, ma estenderlo a tutte le categorie, perché non solo le donne sono vittime di violenza, ma quanti uomini sono vittime di violenza? Quanti in realtà? È un po' ironico, però è per dire che noi siamo contro tutte le forme di violenza, quindi categorizzare forse è stato eccessivo e sbagliato, noi siamo contro ogni forma di violenza. Per concludere, dove si trova l'associazione, come possono contattarvi per aver magari conoscere le vostre iniziative che sono tante e bellissime? Il mondo informatico, l'associazione Facebook, abbiamo anche la nostra pagina, potrete sicuramente contattarci direttamente, è stata amministrata da un nostro carissimo collega, avvocato Ivan Lacioppi, tra l'altro scrittore, e abbiamo anche un preparatore atletico che è professore di ginnastica. Perché questi personaggi? E c'è anche il nostro amico Nello, il quale è assente purtroppo. Perché questi? Perché anche nel sociale noi abbiamo anche dei ragazzi giovani che hanno difficoltà anche di confrontarsi con la gente. Guardate che oggi è importante vedere ragazzi che sono dei mostri in questo mondo informatico, però non sanno relazionarsi. E voi insegnanti, quindi, se vivete questa realtà che è atroce, addirittura riusciamo a rischiare il mondo che non riescono più a scrivere questi ragazzi. E grazie alle associazioni come le vostre, professore guardi lì, le associazioni come le vostre, noi facciamo anche prevenzione su queste cose importanti. Grazie mille, ci vediamo dopo per il freno e parleremo grazie. Ancora. Grazie. Grazie. Premio Eccellenze Campania 4.0, abbiamo detto che non ci saranno solamente associazioni che saranno sedute accanto al direttore Lancella Guglielmo, ma anche persone che sono distinte nel mondo sociale attraverso diverse categorie, come il caso dell'assidista Imma Natascia Diaz. Ciao Imma. Ciao, buongiorno. Imma, com'è ricevere questo premio? Intanto Imma, noi salutiamo anche il nostro amico Arturo Ciotola, che è un amico, certo, che ci ha unito e ci ha fatto conoscere. Ringraziamo lui, che è veramente un grande fotografo e oltretutto una persona molto umile, e io devo a lui tanto. Questo lo devo dire. Io ho conosciuto Imma, al di là di Arturo, anche in un evento sociale a Teatro Italia e a Teatro Piccolo, dove c'è stato questo evento canoro di beneficenza, e quindi siamo sempre vicini in questi momenti inclusivi. Imma, sì. L'emozione di prendere questo premio, di ricevere questo premio? Allora, innanzitutto io ringrazio te, Edda, come sempre lo sai, ti stiamo tantissimo. Grazie. E complimenti per il tuo lavoro, innanzitutto. Io sono qui e sono veramente felice e onorata della tua ospitalità innanzitutto. E cosa vogliamo dire? Ringrazio anche il professore. Grazie. Grazie. Allora. E quindi che dire, non lo so. L'arte, la moda e la cosa bella di Imma che diciamo ci ha consentito di scegliere è proprio il fatto che lei è per le donne. Sì, le donne non sempre fanno squadra, lei invece è un esempio di donna che ama le donne, e quindi questa cosa ha fatto sicuramente la differenza nella scelta, perché donne e giovani che amiamo sempre. Assolutamente, noi abbiamo scelto tre stilisti di cui sei l'unica donna, non a caso, e poi ci sono due stilisti che dopo appunto conosceremo insieme. Grazie Imma e ci vediamo grazie dopo. Grazie a te, Edda, grazie tantissimo. Salve a tutti e benvenuti a Premio Eccellenze Campania nel Sociale 4.0. Diverse categorie, diverse sezioni, tra queste anche sezione organizzazione moda. Abbiamo scelto unica sezione organizzazione, Tom Team Production, con Luigi Russo ed Eva Nassi. Ovviamente sono anche altre persone con voi che voi citerete. Salve, chi parla di voi? Va bene. Eva, parlavamo di altre persone presenti nel team, ovvero? Sì. Allora, c'è Michele Coppola e Raffaele De Santis. Abbiamo creato da poco questa nuova realtà e insomma la nostra passione, la sai, è partita tutto per una passione, ma rimane comunque tale. E vabbè, abbiamo, lo sai perché comunque ne fai parte anche tu, abbiamo fatto già diversi eventi, prossimamente a breve ci sarà un nuovo format, un nuovo evento. Parliamone, anche okay. Perché questa è un'occasione sicuramente per stare qui al premio, per ricevere il premio, ma anche per parlare delle nuove iniziative. Certo. Cosa accadrà nel complesso Black and White? Allora, sarà un contenitore e si tratterà soprattutto di moda. Quindi parteciperanno un atelier, una stilista, ci saranno questi défilé, però comunque le due sfilate, diverse uscite, saranno alternate comunque da momenti di spettacolo, presentazioni di realtà importanti anche a livello sociale, quindi ci sarà dello spettacolo, insomma
un ballerino abbastanza conosciuto che verrà a fare una bellissima coreografia. E quindi abbiamo creato questo evento anche da un bel po' di tempo, ci stiamo lavorando perché, come tu sai, facciamo poco ma cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Assolutamente. Con le nostre forze. Ah, cioè, che non è poco. Luigi, vuoi salutare, dire qualcosa? Luigi parla, lo so che le donne parlano di più, però anche Luigi. Ma diciamo che non sono molto affine queste alle telecamere, ecco. No, volevo solo aggiungere, ovviamente la nostra realtà è nata come associazione, circa 7 anni fa, poi man mano si è evoluta e adesso siamo, come diceva Eva, in condizione con la ottima produzione. E in realtà la cosa che volevo dire, visto, sentito anche il dottore parlava comunque di violenza sulle donne, certo. Noi quando facciamo gli eventi abbiamo creato questa proprio per questa violenza non solo sulle donne ma in totale, anche per cercare di dare una mano, certo. E piacere alle ragazze di esprimersi con loro stesse, voglio dire, che molte persone sono chiuse, come diceva il dottore. Quindi anche aiutare nella comunicazione. Nella comunicazione e parlare anche di sociale con qualcosa di meno pesante. La tematica, diciamo, sociale sarà proprio questa, la violenza, cioè un messaggio, lanciamo un messaggio sempre, perché purtroppo è sempre attuale, la violenza soprattutto sulle donne, che io ho sempre detto non è solo materiale, fisica, certo. Ma è anche psicologica. Quindi ci teniamo a lanciare questo messaggio. Sorrido perché vedo la psicologa che è arrivata e quindi ci parlerà di questo. Un'ultima cosa e chiudo perché è importante. Questo evento ovviamente è un concorso di moda che parla di spose. E anche il padrone di questo evento, Mondo Spose Italia, porta avanti proprio la questione della violenza sulle donne. Grazie, ci vediamo dopo per il ritiro del premio e intanto ci salutiamo sempre con le telecamere di Club TV Economy. Premio Eccellenza Campania 4.0 nel sociale, qui con me Canedo Zanca, un grande artista che conosco molto bene anche personalmente, poi racconteremo un po' di cose. Ciao Catello, come ciao, stai? Ciao, bene, grazie. Catello anche lui è un professore, quindi al contesto scolastico è abituato, magari non scuola dell'infanzia, scuole un po' più grandi come me, certissimo. però scuola è un contesto davvero sempre molto importante a livello di formazione. Che significa per te sociale e aiutare gli altri? Perché tu lo fai sicuramente attraverso l'arte. Ma io lo faccio attraverso l'arte, lo faccio anche attraverso... Vabbè, lo faccio attraverso l'arte. Vabbè, non solo, sicuramente. Però diciamo, aiutare gli altri per me è un dare per non ricevere, cioè essere d'aiuto alle persone senza aspettarsi nulla. Catello Zanca è esperto di body painting, sicuramente di tante cose, sì. Però noi ti conosciamo soprattutto per quello, perché è una cosa che risalta molto a livello anche proprio social. Sì, anche perché di queste parti si fa poco. Si fa poco, sì. E lo conosco molto bene perché ha sempre disegnato come body painting però il mio pancione quando ero incinta. Infatti lo dico sempre, Catello mi ha visto sempre più incinta che diciamo... Ultimamente no, però. Altre volte l'ho visto pure che non sono incinta, va bene. Catello, grazie, ci vediamo dopo per il video del premio. Grazie mille, ferma che... Premio Eccellenza Campania 4.0 nel sociale, siamo qui con il maestro Rosario Repenza per parlare di arte e di musica. Maestro, l'arte si fa veicolo di sociale? Assolutamente sì, perché la musica credo che sia la più grande formula aggregativa che possa esistere. Fare musica, io faccio un musicista, la cosa più bella è fare musica di insieme, quindi fare musica insieme e condividere. Poi la musica credo che sia il più grande strumento sociale anche per la cura di quelle che possono essere determinate problematiche legate anche alla quotidianità, soprattutto per i bambini, una grande formula terapeutica anche per insegnarli a stare nell'insieme e a socializzare con gli altri. Quindi credo che il miglior mezzo della musica non ci sia, anzi è uno dei migliori mezzi, perché c'è anche l'arte e quindi l'arte a 360 gradi fa parte della socializzazione ed è fondamentale. Assolutamente, maestro, doveva vedere a breve un prossimo evento? A breve sarò all'anfiteatro antico di Taormina in Sicilia, sarò col collega Alex Gargano, stiamo avendo un tour e poi partiremo in inverno per America Latina, Europa e Stati Uniti, quindi sarà un bel percorso musicale, sì. In giro. E noi facciamo tanti in bocca al lupo e ci vediamo dopo per il ritiro del premio. Grazie mille, fermati a votare.
canzone Charles Lise presente a Premio Eccellenze Campane nel sociale 4.0. Rallento perché, come vedete, tutto ciò che sto dicendo è segnato nella lingua LIS e quindi è chiaro anche il leitmotiv dell'associazione Charles Lise. Michela Ragozzino da sempre si fa portavoce di questa associazione, composta da Michela, raccontaci chi c'è in questa associazione. Noi siamo un gruppo di interpreti della lingua dei segni, siamo sei di noi, io sono Michela Ragozzino, Angela Pezzullo, Grazia Maria Romano, Filomeno Refice e Sara Celotto. Siamo un gruppo di interpreti della lingua dei segni e abbiamo deciso di creare questa associazione per l'inclusione tra il mondo dei sordi e il mondo degli udenti e abbiamo fatto degli spettacoli teatrali tutto interamente nella lingua dei segni, aperto sia ai sordi che agli udenti, perché tutto quello che veniva detto era tradotto da noi nella lingua dei segni e c'erano cantanti, tutte le canzoni, tutto interamente tradotto ed era sulla musica napoletana. Abbiamo scelto la musica perché la musica arriva al cuore di tutti e abbiamo fatto 4 repliche, è stato un successo e ora stiamo preparando un nuovo spettacolo ad ottobre interamente sulla vita di Mia Martini al Teatro a Caserta, che sarà aperto sia ai sordi che agli utenti. Perfetto, ultima domanda prima del ritiro del premio, cos'è per voi fare sociale? Per noi finalmente adesso in Italia, come sai, la lingua dei segni è stata finalmente riconosciuta, sì. E noi, la nostra gioia è stato vedere i sordi al teatro e la loro gioia di sentirsi parte del mondo sociale, perché fino adesso, tu sai, loro sono stati esclusi. Per la prima volta si sono sentiti integrati. Grazie mille e ci vediamo dopo per il premio Eccellenze Campane. A Premio Eccellenze Campane 4.0 c'è un'associazione davvero molto importante che ci presenterà il direttore della scuola, Arancella Guglielmo. Direttore, con chi siamo? Allora, siamo con il presidente dell'associazione di Friuliani Sodales, cui fanno diversi eventi per, come dicevo, per il sociale e quindi anche io prendo parte ogni anno, da diversi anni, a qualche manifestazione che loro, diciamo, organizzano sempre per il sociale, perché loro sono collegati all'AIL, come tutti sapete, l'associazione per la lotta contro le leucemie. E do la parola al presidente e mi fa piacere che ha ricevuto anche lui il messaggio di invitarlo qui insieme a Edda e oggi è qui con noi. Grazie, io sono Giuseppe Di Niola e come diceva il professore sono il presidente dell'associazione Vesuviani Sodales. È un'associazione che nasce nel 2009 e si impegna a fare diversi eventi il cui ricavato poi praticamente viene devoluto sia sul territorio a persone in difficoltà, momentanee difficoltà, e sia a asili nido che hanno bambini in affido. Ma il nostro obiettivo principale particolare è quello di devolvere, grazie ad un evento che organizziamo ogni anno, intitolato, come diceva il professore, Mister e Miss Solidarietà, il quale è introito parte da parte degli spettatori e parte devoluto dai nostri sponsor, viene tutto devoluto per l'AIL, l'associazione AOLUS che si occupa della ricerca per l'infome, l'OME, per la leucemia. Poi oltre questo facciamo anche altri eventi e tutti hanno lo stesso scopo, quello di dare una mano alle persone che si trovano in difficoltà momentanea. Assolutamente. Una piccola, è nata nel 2009, nel 2012 ci siamo affiliati all'AIL, siamo un gruppo di una trentina e più soci, i quali ci autotassiamo e oltre a quello ci sta poi il contributo degli sponsor e anche perché so che fate degli eventi proprio per promuovere, per far conoscere anche di più l'associazione. Sì, come eventi facciamo Mister Solidarietà, facciamo caccia al tesoro per bambini, facciamo rassegne teatrali, tante cose che racconteremo durante il convegno. Noi vi ringraziamo e ci vediamo dopo per il tiro del premio. Grazie mille. Salve a tutti, benvenuti a Premio Eccellenze Campane 4.0 nel sociale. Sono qui con Giovanni De Filippis che è un bravissimo presentatore, organizzatore, tra l'altro siamo stati insieme anche a un premio di grande promozione culturale di scrittura, premio scrittura, e con noi Giovanni De Filippis.
Ciao Giovanni. Grazie Edda, ciao ciao a tutti i telespettatori, radioascoltatori, tutti ciò che ci stanno guardando. Tutti i media, fotografi, il nostro Franco Capasso che è sempre presente. Giovanni, che significa per te prendere un premio del genere, ma soprattutto cosa è per te fare sociale? Allora, fare sociale è importantissimo, lo sai benissimo quanto ci teniamo a fare sociale, infatti sono presidente di un'associazione che si chiama L'Ipsia Psicologia, che ci occupiamo un po' di casi estremi nel mondo della psicologia, ma poi facciamo anche tanto per gli anziani e per i bambini, basta seguire la pagina L'Ipsia per rendervi conto di quello che facciamo. Ci occupiamo tanto di inclusione, sia di persone disabili, sia di persone anziane nel mondo giovanile e sia viceversa. Prendere e ricevere un premio, soprattutto quando chiama Edda, non si può non esserci, nonostante io oggi ho la festa dei Gigli di Nola, sono scappato per essere qui e sono contentissimo. E prossimamente, e lo dico ora davanti alle telecamere, ti chiamerò e l'associazione ti chiamerà per degli eventi che stiamo preparando, quindi è da presentatrice ufficiale di questi eventi. Grazie mille. Giovanni, noi ti aspettiamo dopo per ricevere il premio e soprattutto vi aspettiamo per altri eventi che hanno sempre un taglio sociale. Grazie mille a Giovanni De Filippis. Nella sezione stilisti per Preve Eccellenze Campane 4.0, tra i tre stilisti presente Gianni Cirillo. Ciao Gianni, innanzitutto come stai? Bene. Reduce da Reality Fashion Show for Designer, come è stata questa esperienza? Bellissima, che abbiamo registrato degli studi nuovi. Perché voi lo vedete così dolce Gianni, ma lui è presidente di giuria di questo reality ed è temutissimo, è cattivino, è vero. È buono, però è molto meticoloso, come è giusto che sia, perché anche questo ambiente è molto particolare. Gianni, l'emozione di ricevere questo premio? Oddio, quando ho ricevuto il tuo messaggio ti ha fatto piacere. Gianni ama operare molto e parlare poco, quindi ci vediamo dopo per il premio, per il ritiro e grazie mille per la tua presenza. Grazie Gianni. Premio Eccellenza Campania 4.0 nel sociale non poteva non esserci, infatti ti invito anche a sederti, poi lo prenderò e andrei via perché so che comunque sei impegnatissima, su Sirea e Mimo De Simone per l'associazione Sulla Nuvola Blu. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Raccontiamo, ti invitiamo proprio Emilia per raccontare cos'è l'associazione Sulla Nuvola Blu e cos'è per voi fare sociale. Allora, l'associazione Sulla Nuvola Blu nasce nel 2022, è la nostra terza associazione perché come ben sai ne abbiamo altre due, la Love For che è ormai attiva da circa 10 anni e l'associazione Amo che è attiva dal 2011. Sulla Nuvola Blu nasce per occuparsi di disabilità a 360 gradi con un occhio di attenzione all'autismo e ai disturbi misti del neurosviluppo. Nasce dopo che abbiamo ricevuto la diagnosi dei nostri figli perché entrambi i nostri figli hanno queste tipologie di disturbi e nasce per supportare le famiglie, per creare un punto di ritrovo e un punto di riferimento per loro. Infatti abbiamo creato proprio per le famiglie, per favorire l'inclusione, il primo giardino inclusivo di Napoli provincia, il giardino della gioia di cui tu sei madrina. È vero, sono madrina e infatti c'è stato anche un cadeau proprio da parte vostra. Io sono molto contenta perché credo molto nella vostra autenticità, nelle vostre iniziative e sarò sempre accanto a voi dove posso ovviamente, perché ovviamente ho anche altri impegni, ma cerco sempre di incastrare perché credo in poche associazioni e questa è una di quelle. Io vi aspetto dopo per il premio, diremo veramente, ma ancora altro dell'associazione, c'è anche Mimmo, in realtà voi non lo vedete, ma c'è. C'è sempre, c'è e soprattutto sempre. Complimenti a Susi che è davvero una donna, al di là dell'associazione, poliedrica e fortissima. Grazie Susi. Grazie mille, grazie, grazie a te. Premio Eccellenze Campania 4.0 nel sociale, siamo qui con lo stilista Nunzio Russo per parlare di sociale e ovviamente di arte, perché lui è uno dei tre stilisti selezionati dal mio team per la scelta appunto del premio. Ciao Nunzio, come stai innanzitutto? Stanchino. E immagino, sempre molto indaffarato, se lo seguite sui social vedete che è indaffaratissimo, davvero tante cose da fare, ma soprattutto cos'è per te fare sociale? Beh, sociale noi lo facciamo, siamo sempre presenti anche tutti i giorni, sia nel sociale che ci circonda, ma anche presso le associazioni. Ne abbiamo fatto qualcuno qualche mese fa, con il nostro mondo americano, insomma, che io ormai spazio di più, e abbiamo anche fatto un bel bottino economicamente, insomma, anche con, e l'abbiamo fatto con il sociale, con alcuni bambini abbandonati nella zona di Lago Padre. Allora, siamo sempre pronti a ogni domanda. Non ce lo
cena, ci vediamo dopo per il ritiro del premio, racconteremo anche altro, racconteremo quelle che sono le tue iniziative, anche perché ti avevo fatto davvero tantissime cose molto molto importanti proprio a livello storico-culturale, e ci vediamo dopo, grazie mille. A dopo. Premio Eccellenza Campania 4.0 nel sociale, presente dalla sezione medicina il dottor Antonio Pacilio, podologo e postorologo. Salve dottore. Salve, buongiorno, grazie mille. Dottor Pacilio, innanzitutto come sta? Benissimo. Molto bene. Molto bene. Raccontiamo cos'è per lei fare sociale. Fare sociale significa fondamentalmente far sì che le persone che non possono avere la possibilità di potersi curare abbiano appunto questa necessità e questa possibilità attraverso specialisti che si offrono in questa tipologia di servizio. Dottor Pacilio è sempre attento al mondo sociale, anche presente in ulteriori premi, visto che è stato premiato anche in un altro evento importante, diciamolo, tanto noi non siamo contro gli altri premi, anzi li favoriamo. Sì, 10 giorni fa sono stato premiato al premio Mala Femmina alla 20ª edizione in onore di Totò come eccellenza sempre sanitaria campana. Complimentissimi e ci vediamo dopo per il ritiro del premio Eccellenza Campania 4.0, grazie. Premio Eccellenza Campania 4.0, non poteva non esserci la mia collega Maria Zeccato, psicologa e terapeuta bravissima. Ciao Maria. Maria, tante cose noi ce le diremo dopo, però voglio che tu a favore delle camere racconti per te e per una psicologa cosa è fare sociale. È importantissimo perché si comincia dall'individuo e poi si arriva al sociale, quindi non riesco a guardare nella luce, sono fotofobica, scusate. E quindi è fondamentale partire dall'individuo perché l'individuo rimane tale nella società, nella relazione con l'altro. Infatti noi siamo ad esempio, no? Assolutamente. La relazione è fondamentale. Come vedete Maria è ricca di colori, sentite tante voci perché sono presenti già tutte le associazioni e tutte le categorie. Ci vediamo dopo per il premio, grazie Maria che sei sempre presente e sempre vicina a questi eventi sociali, grazie. Premio Eccellenza Campania 4.0, sono onorata di avere il nostro amico, premio ambasciatore del sorriso, ideatore di tanti eventi, veramente pulcinella mondiale, il nostro amico che sta vivendo un momento molto particolare, diciamo così, ma di grande forza, di grande resilienza, Angelo Iannelli. Ciao Angelo. Ciao. Allora voglio un applauso per Angelo, perché Angelo davvero ha vissuto un momento molto particolare, però anche di grande forza, perché è stato così davvero, cioè uno lo racconta, però così si capisce quanto una persona è forte. Angelo, prego. In effetti ha detto bene. Io che vivo sempre in realtà con ragazzi speciali, diversamente abili, forse mi mancava proprio la situazione della disabilità, sia pure temporanea, il fatto ecco, di poter attendere qualche persona per darti un passaggio, l'attesa nel miglioramento fisico, la realtà proprio dell'ospedale, stare tanto tempo, vedere le persone anziane che soffrono, cercare di dargli un sorriso anche nella condizione proprio ecco, di ammalato. Mi colpiva tanto un'esperienza fantastica nel periodo di Pasqua, perché poi ho visto tante feste, sono quasi 6 mesi che sono così dopo un brutto incidente, giusto che lo dico, e cerchiamo di essere attenti alla guida. Io ho visto una brutta esperienza perché la persona che stava in auto veniva, diciamo, guidava col telefono acceso, parlava al telefono, io ho bussato, cioè col cazzo di stare attento, e nel frattempo poi sono scivolato, sono andato via. E quindi accadono delle distrazioni che possono essere davvero molto pericolose. È vero, è vero. Però tu sei forte, sei qui, dopo riceverai il premio. Che significa per te ricevere questo premio dopo questo momento così particolare? Significa ripartire, significa soprattutto uno slancio verso la vita, soprattutto dare forza a chi in questo momento sta vivendo anche i momenti più difficili del mio. Quindi oggi ognuno di noi deve essere forte e soprattutto credere che la vita è fatta di prove. Che io di prove superate come la stai superando tu e lei superata tu. Io faccio l'inserire anche Franco, perché noi quando facciamo gli eventi siamo sempre tutte e tre insieme, quindi una foto finale tutte e tre e anche un bacio, perché qua sono... Ok, perfetto, perfetto. Devo dire l'affetto che mi hanno mostrato tutti, quindi sono sempre io, sono sempre Angela Iannelli. Assolutamente, assolutamente. Devo soltanto attendere, devo soltanto attendere. Perfetto, grazie ancora. Solo una cosa, purtroppo qualcuno pensava che non tornasse. Invece... Ma gli hanno la mano. Sto tornando.
È già pimpante, già pronto, già carico, perché lo si vede dai social, ha superato quell'apice di negatività, oggi deve solo riprendere la propria vita in mano, ciò che è il suo progetto, che è un progetto che tutti condividiamo, in particolar modo Edda e io, che lo seguiamo purtroppo con i suoi libri, con i suoi libri, automaticamente ti aspettiamo, sei sempre a casa tua in qualsiasi evento dove noi siamo. Grazie Angelo! Premio Eccellenza Campania 4.0 nel sociale, per parlarvi anche di settore medicina, perché anche la medicina ovviamente fa promozione culturale e sociale, come giusto che sia. Ne parliamo con il nutrizionista Carlo Nuneri. Ciao Carlo. Buongiorno, buongiorno. Carlo, che significa essere per te qui presente? Sono onorato di stare innanzitutto per un incontro tra colleghi e conoscere tanta bella gente. Cos'è per te fare sociale? È tanto, perché è il volano di qualcosa di importante. Senza tutte queste associazioni noi sanitari veramente entreremo in estrema difficoltà a fare il nostro lavoro, che sappiamo tutti quanto noi sanitari siamo in difficoltà in ospedale. Carlo, non vediamo l'ora di farti ricevere questo premio. Grazie. Ci vediamo dopo, ti vedo anche emozionato come giusto che sia. Grazie mille. Grazie. E a dopo. Grazie. Sezione Medicina, Premio Eccellenza Campania 4.0 nel sociale, parliamo con il bravissimo dottore Carlo Alfaro. Ciao Carlo. Grazie cara, grazie dell'invito, grazie a tutti di essere qui. È un dottore pediatra dolcissimo, bravissimo e molto competente, quindi non poteva non essere qui. Carlo, cos'è per te dottore, cos'è per lei il sociale e cos'è fare sociale? Io credo che sia proprio lo spirito dell'essere umani, perché essere umani significa riconoscere negli altri se stessi, quindi forse la caratteristica della nostra essenza è capire che le emozioni che proviamo sono le emozioni di tutti e quindi spenderci per gli altri. Come diceva Alessandro Manzoni, non pensate tanto a stare bene, ma pensate a fare del bene e stare ancora meglio. E anche la scienza ci ha dimostrato che è così, fare del bene ci fa stare meglio, quindi non solo è qualcosa di utile per gli altri, ma dà un senso anche alla nostra vita, abbatte lo stress, l'ansia, la depressione, ci aiuta a conoscere la vera felicità, perché la vera felicità non è quella edonica, quella che consiste nel raggiungere un piacere personale, ma è quella che ci aiuta a stare meglio in armonia con l'ambiente che ci circonda, e soltanto se riconosciamo negli altri noi stessi possiamo conoscere questa felicità che è completa, che è appagante. Dottore, non ho altre domande, però abbiamo una persona che dobbiamo salutare, che ci ha unito, ed è il bravissimo Gigi Marista. Ciao Gigi, facciamo una Buongiorno a tutti, grazie. Ci siamo fatti conoscere così da No News durante le dirette di pandemia, ci siamo conosciuti e abbiamo raccontato tanto. Gigi, cos'è per te fare sociale? Io, vedendo tanti amici, guardando Angelo, mi sono emozionato, perché conosciamo con Franco Capassi di energia, conosciamo l'energia positiva di Angelo e Pulcinella, no? E l'energia che ci ha unito anche durante il Covid, grazie allo streaming, grazie a quella sensibilità umana. Io vedo tante donne, tante maestre, tutti fare di maestre, e dovremmo partire dalle piccole cose, Edda. Noi in Carlo ci conosciamo da tanto tempo, dai tempi delle attività ludiche in parrocchia, e ci unisce questo amore per il giornalismo, per costruire messaggi positivi e per fare anche, ne parlavamo prima in macchina venendo qui da Sorrento, medicina preventiva, ma anche guardare al mondo dei piccoli, Edda, guardare al mondo dei piccoli. E non a caso tu che sei una mamma, e quindi viva le donne, viva le mamme, partiamo dal bello, dalle cose utili per tutta la comunità. Ciro Scialò presenta il Premio Eccellenza Campania 4.0, tra l'altro se vedete questo bellissimo manifesto, la Candina è stato creato da lui, perché lui è davvero molto molto bravo, è un grande artista, notissimo per le sue caricature fatte a tantissimi artisti. A chi hai fatto la caricatura, Ciro? Salve, buongiorno a tutti. Tantissimi personaggi, insomma, molto noti. Lo spettacolo, della recitazione, del teatro, del cinema. È una carriera che comunque mi porta da lontano. Ma sei giovanissimo. Ma c'è di
iniziato piccolissimo. E comunque però l'importante è dare anche un contributo. Assolutamente, tu sei qui per questo, cosa significa per te fare sociale? Beh, dedicare il proprio tempo libero nel sociale è comunque un'emozione indelebile che poi ti rimane, insomma. Assolutamente, grazie Ciro, ci vediamo dopo per il premio. Senti, poche parole però, fai benissimo per il tuo lavoro. Uccisivo, grazie, grazie mille. Grazie. Premio Eccellenze Campari 4.0 l'abbiamo sempre visto, cioè dietro le telecamere, quindi questa cosa di averlo accanto per me è strana, ed è Arturo Ciotola. Ciao Arturo, come stai? Bene. Arturo tra l'altro mi ha fatto conoscere una stilista molto importante che abbiamo avuto qui accanto a me prima, che è Imma, Natasha Diaz, di Quei Quei Donna di Gricignano, se sbaglio, Giuliano. Parliamo di una cosa importante, cos'è Arturo per te fare sociale? Io collaboro con tante associazioni, dove non c'è scopo di lucro io ci sono sempre. L'altro giorno con l'amico Franco siamo andati al consolato del Benin, Napoli. Ho visto. È stata un'esperienza bellissima. Bravissimo. Vedere gente che viene dalla valle della Lucania, da Sorrento, che sponsorizzano questi bambini che per un bicchiere d'acqua devono fare 10 km. Loro hanno fatto, uno ha fatto un corso, un altro ha fatto addirittura una scuola, due coppie, marito e moglie, Franco è testimone. Queste sono le cose belle della vita. Franco è sempre testimone di tutto. Arturo, non vedo l'ora di premiarti, grazie mille per la tua presenza. Premio Eccellenze Campari 4.0, presente qui con noi il meraviglioso, devo dire meraviglioso per forza, che mi fai delle foto da per cioè vengo proprio una bocca. Bruno Fontanarosa, bravissimo. Sì, tra l'altro Bruno ha fatto bellissimi scatti anche con il mio primo figlio Noah, ti aspetto per il secondo, sì. E altre foto. E Bruno, torniamo seri, qui presente per il premio sociale, cos'è per te fare sociale? Perché quando c'è un evento sociale tu sei sempre presente, perché? Ma non me ne accorgo neanche, ti dico sinceramente, una domanda che gli fai è difficile per me risponderti, perché lo faccio e basta, perché cioè, non ci spontaneo. È spontaneo per me, quindi non categorizzo? No, non categorizzo assolutamente, sociale, allora, sociale per me è disponibilità. E tu essendo una persona disponibile dici per me è uguale. Per me è uguale. Grazie Bruno, non vediamo l'ora di premiarti. Premio Eccellenze Campania 4.0, non poteva non mancare una persona che ha sempre supportato tutti i miei eventi in generale, ma in particolare quelli sociali, con occhio all'artista Mega, che lui è il direttore, ma è un bravissimo presentatore, che veramente sa fare tutto, è molto poliedrico. Parliamo di del bravissimo Giuseppe Naffa. Ciao Giuseppe. Buongiorno, ed è sempre un piacere stare qui, ma è impossibile non supportare i tuoi eventi, perché tu sei la televisione in persona, hai fatto tante cose belle, sei la voce ovviamente del sociale, hai fatto tanti programmi medici, anche in un periodo particolare della nostra vita, tu hai raccontato, ancora lo fai, e quindi è impossibile non stare qui da te. Poi ci sono tante eccellenze, tanti amici che io vedo che si muovono nel campo del sociale, artistico, e quindi veramente è un grande evento. E poi farlo in una scuola, la scuola è cultura, è formazione, e questo rende ancora più bello e più magnifico veramente questo evento. Cosa significa per te fare sociale? Fare sociale è una cosa importante oggi, perché credo che in questo momento c'è anche tanta confusione. Fare sociale significa aiutare il prossimo, e aiutare il prossimo credo che ci formi, ci aiuti a vivere meglio con noi stessi. Grazie Giuseppe, non vediamo l'ora di premiarti, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Sulla nuvola blu, e Michela Ragozzino, solo perché si fa portavoce, poi accanto avrà tutte le altre facenti parti, l'associazione Chels DSB, a cui facciamo un applauso. Intanto io chiamo il mio collaboratore Stefano, che dovrebbe passarmi gli attestati, quindi aspettiamo con grande ansia. Intanto voglio un saluto veloce da parte di Susi Rea e Michela, e poi del direttore, patron di casa ovviamente, Rancella Guglielmo. Salve a tutti, buongiorno e buona domenica, grazie per essere venuti qui stamattina nonostante il grande caldo. E un ringraziamento a Edda per la splendida organizzazione di questo premio Eccellenze Campane Sociali 4.0.
grazie per averci invitato. Io sono Susirea, sono la presidente dell'associazione Su una nuvola blu, che si occupa di disabilità a 360 gradi con un occhio di attenzione all'autismo e ai disturbi misti del neurosviluppo. Su una nuvola blu è la nostra terza associazione, noi abbiamo tre associazioni che si occupano di sociale. Infatti molto spesso a noi piace dire che noi abbiamo proprio nel DNA abbiamo la solidarietà. E la terza associazione nasce nel 2022 dopo 2 anni dalla prima diagnosi dei nostri figli. Noi abbiamo 2 bambini, Giada e Santiago, che sono autistici e ADHD, e il piccolino ha un disturbo misto del neurosviluppo. Ci occupiamo soprattutto di famiglie con bambini che hanno varie tipologie di disturbi. Per loro abbiamo creato il primo giardino inclusivo di Napoli e provincia, che si chiama il Giardino della Gioia, di cui la nostra cara Edda è anche madrina, e facciamo attività con loro, organizziamo eventi. A breve partirà un bellissimo progetto a settembre, e in più proprio con l'associazione Su una nuvola blu abbiamo aderito al progetto dei Talent, che sono 5 ragazzi adulti nello spettro autistico che, per abbattere le barriere architettoniche, costruiscono delle rampe con i Lego. Io sono la responsabile di tutta la Campania e siamo la prima regione nel sud Italia ad aver aderito a questo progetto. Noi ci crediamo che l'inclusione sia possibile, anche se a me non piace parlare di inclusione, io parlo soprattutto di accoglienza, perché i bambini con una disabilità, i bambini con un qualsiasi tipo di disturbo hanno bisogno di essere accolti, e noi dobbiamo essere noi genitori, ma soprattutto noi come comunità, ad accoglierli. Grazie a tutti voi, passo la parola alla mia collega. Vorrei salutare il dottor Giovanni Sansone, salve dottore, che a breve avrà anche del suo premio e ci farà l'intervista che facciamo dopo il convegno. Grazie. Vai. Salve a tutti, noi sarò più veloce. Noi siamo un'associazione che siamo nati 5-6 anni fa. Ci siamo diplomati in un percorso lungo, comunque di 5 anni della lingua dei segni. Abbiamo deciso di creare questa compagnia teatrale, perché a parte lo spettacolo teatrale noi operiamo anche nelle scuole vicino ai bambini sordi, facciamo da collante tra l'insegnante di sostegno e il bambino, quindi traduciamo tutto ciò nella lingua dei segni ai bambini, ai ragazzi, anche alle scuole superiori, e abbiamo deciso di creare questa associazione per inserire i sordi anche negli altri mondi, prima di tutto il teatro, il mondo sociale, e quindi li abbiamo invitati allo spettacolo. È stato un successo, loro sono stati felicissimi, e l'abbiamo fatto, come dicevo prima, attraverso la musica, e quindi stiamo continuando questo percorso. E per noi l'inclusione, ci siamo battute tanto con l'inclusione affinché anche la LIS finalmente venisse riconosciuta in Italia, e così è stato finalmente dopo tanti anni. E ora continuiamo questo supporto che abbiamo verso di loro, verso questa lingua meravigliosa, proprio attraverso gli spettacoli teatrali, quindi portando i sordi nel livello del mondo del teatro, nel mondo delle gite, insomma, facendo in modo che l'inclusione si possa affermare al 100%. Grazie. Ci tengo a ringraziare Edda per questa cosa, e dedico questo premio al mondo dei sordi, alla sordità, alle mie colleghe. Edda, volevo dedicare questo premio a mia madre, perché purtroppo è scomparsa a settembre, e lei era una delle nostre prime fans, quindi questo premio va anche a lei, grazie. Cominciamo dall'associazione Su una nuvola blu, vieni Susi se riesce, non cadete, mi raccomando, fate i bravi. Uno di qua, uno di là. No. Faccia la foto? Ok, facciamo. Ok, gira di Susi. Ok, ti faccio andare dai tuoi bimbi. Ok, grazie mille. Thank you.
arrivederci. Associazione Charles Lis, dov'è? Eccola qua, vieni, vieni, Michela, con tutta la ciurma. Vieni, vieni, Michela, aspettate. Allora, prima ho detto nell'intervista, aspettate perché non c'è ancora il premio, che alcuni premi saranno di Roma 34 gioielli e abbiamo il bracciale, come lo dividete come vi pare. Ah, grazie. E gli orecchini, uno e due, e quindi ringraziamo Via Roma 34 gioielli di Bruno Nevano. Poi ve li dividete come vi piace. Ok, grazie. Continuiamo, io vorrei chiamare qui il dottor Giovanni Sansone, che non sono riuscita ancora a intervistare. Intanto che si siede il dottor Giovanni Sansone con al cambio un'altra associazione, no, facciamo solo il dottor Sansone. Salve dottore, ci salutiamo qui, magari se si vuole mettere un po' di meraviglioso figlio, ci sei, magari non ci siete lì. Allora, intanto io vorrei far salutare, come giusto che sia, il padrone di casa, che è il dottor professore Rancella Guglielmi. Cioè, non so che dire dottore, perché lei è commissario, professore, direttore. Qui abbiamo il figlio, il maestro. Direttore, ci racconti cos'è per lei sociale e soprattutto cos'è per lei premio Eccellenza Campania. Salve a tutti, ringrazio tutti quanti voi che siete intervenuti e niente, poco più di un mese fa siamo sentiti e mi aveva detto che volevo organizzare questo evento e siccome sa che a me diciamo, quando si parla diciamo, del sociale sono sempre presente e quindi ne abbiamo parlato, sono venuta qua e abbiamo discusso un po' e subito ho dato la mia adesione. E per me il sociale è importante, mi occupo dall'89 di questa scuola dell'infanzia che ho creato, è una scuola paritaria, prendo alunni diciamo, di tutte le etnie, anche stranieri, adoperiamo molto nel sociale con alunni diciamo, che hanno difficoltà insieme alle mie diciamo, insegnanti, allo staff, e facciamo sempre eventi e opere di beneficenza, queste cose qua. Anche collaboro con diverse associazioni anche qui sul territorio, sempre che si occupano diciamo, del sociale. Io sono lavorato in giurisprudenza, ultimamente ne parlavo anche con delle persone con cui dopo magari mi farà piacere avere dei riscontri, mi sto occupando di criminologia, applicato però da un punto di vista, Edda se vuoi puoi parlare anche tu, diciamo psicologico, perché oggi non è vista la criminologia, non deve essere vista soltanto con coloro che effettuano diciamo degli efferati crimini che ammazza moglie, che ammazza marito, no. Anche diciamo proprio oggi molto è un problema sociale. Si parlava anche prima di bullismo, di cyberbullismo, cioè tutti i problemi diciamo che creano, che si vengono a creare all'interno della società. Assolutamente. Quindi mi puoi dare diciamo anche, con diciamo problemi tra legati al genitore, moglie, marito e moglie. Certo. Moglie e figlio, papà e figlio. Le dinamiche sono sempre molto complicate. Il professore fa davvero tante cose, le racconteremo durante ovviamente questo incontro. Intanto io ci tengo a premiare il dottor Giovanni Sansone. Voglio un grande applauso per il dottore. Parliamo tanto di promozione sociale, culturale, di informazione, e ovviamente Cussani fa formazione, informazione e lo fa bene, lo fa con professionisti e lui è un grande professionista, è un bravissimo medico dentista specializzato davvero in tantissime cose. A lei dottore un saluto veloce, ancora grazie al dottor Giovanni Sansone per essere grazie per avermi invitato e per avermi premiato. Io sono particolarmente attento, sentivo la relazione del Presidente che effettivamente mi associo perché sono nel mio piccolo sono sempre stato attento al sociale, svolgo attività sociale con diverse associazioni e diverse anche attraverso l'ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani facciamo attività sociale. Quindi sono stato felice di partecipare a questa evento, a questa operazione, proprio perché credo realmente
che oggi ci voglia più attenzione da parte anche dei giovani verso il sociale. Grazie mille, dottore. Passiamo con la premiazione. Sì, intanto che premiamo il dottor Giovanni Santone, faccio accomodare l'associazione Legio e Top Team Production, o Luigi o Eva, chi vuole, e l'associazione Vesuviani Soldares. Edda mi diceva pure che ogni premio ha un simbolo, e questa è la pigna, e da 16 vuole tu magari che cosa rappresenta. Sì, ogni premio è un simbolo, tranne per il caso appunto di Via Roma 38 Gelli, che appunto promuove l'evento, e in questo caso parliamo della pigna, la pigna d'oro. Le pigne in generale sono simbolo di salute e di benessere, e quindi, visto che noi facciamo sempre programma più sani, dal 2016, sì. Mamma mia, come ragione, ne lo facciamo, e quindi ho deciso di dare appunto questa pigna. Quindi guardiamo Bruno Fontanarosa, che ringraziamo, facciamo un applauso ai fotografi. Guardiamo Arturo e Franco Capasso. È fatto? Grazie. Grazie mille, dottore. Grazie a voi. Grazie. Dottore, l'attestato? Stavo riportando io. Allora, quindi abbiamo Angelo, ciao. Angelo Iannelli, facciamo un applauso ad Angelo. Uccinella nazionale, internazionale, premio ambasciatore del sorriso, ideatore di tanti eventi come Festival delle Voci di Napoli, tantissime partite del sorriso, e qui con noi presente come premio eccellenza campagna 4.0. Intanto che ci saluta il nostro Angelo, chiamiamo Eva o Luigi, si siedono. Vesuviani Solidaris, c'è cioè, professore, un rappresentante qui, e poi chiamiamo qualcun altro, intanto si siede, grazie, un saluto da parte di Angelo Iannelli. Mi scuso per le condizioni fisiche, ma purtroppo ho avuto un incidente il 17 gennaio, adesso sono quasi 6 mesi e si inizia a vedere un po' qualcosa di bello che è la vita. Tutti nella vita abbiamo avuto oppure avremo delle prove della vita, quindi siamo forti, non facciamoci mancare il sorriso, e la cultura ci serve, ci aiuta, e soprattutto il dialogo. Vogliamoci bene, aiutiamoci, la vita è breve, ma noi la dobbiamo allungare. Portavoce. Allora, una cosa che non ho fatto prima era ringraziarti, perché ci ha onorato con questo riconoscimento, diciamo così. Niente, che cosa vuoi che dica? Ti aspettiamo domani a compresso perché guai. Posso dirlo? Ah, ok. Allora avremo. No, e vabbè, c'è stato primo l'altro. È giusto, c'è stato una serie di eventi che si sono susseguiti, quindi lo puoi fare, come no? Ok, allora domani noi avremo questo evento, che appunto è un concorso, però di solito ci piace fare un po' di cose un po' più particolari, quindi invece di fare la solita tappia abbiamo creato proprio un evento moda, come dicevo prima, alternato da momenti di spettacolo, di musica, di canto, e si farà domani al Black and White alle 8.30 all'uscita di Monte Ruscello. Se qualcuno vuole venire, le porte sono aperte. Perfetto. Ovviamente ci sarà lei che presenterà l'evento. Ringrazio da parte di tutti. Ditemi come si dice, perché io sbaglio tutti. Sondare. Abbiamo, a livello di attestato siamo a posto, io però devo sempre sbagliare, proprio la matematica mi ha un nome negli eventi. Anche i nostri soldi. E l'associazione, quindi è giusto, prego. Comunque grazie dell'invito, grazie al direttore, al professore Rangello che ci ha invitato. Fa piacere partecipare a queste manifestazioni. No. Che altro dire? Quello no, che già detto. Siamo un'associazione che operiamo sul territorio in zona, quindi facciamo beneficenza, facciamo però vari eventi. Non lo dite così, perché è una cosa bellissima, per esempio, certo. Quello che fate voi, cioè detta così sembra una cosa che possono fare tutti, no, la fanno in pochi, e quindi noi vi facciamo i complimenti e vi premiamo per questo, facciamo ancora un grande applauso per quello che fate.
L'associazione So Che Nasce nel 2009, esatto. Si affilia a Live del 2012 e so che fate tanti eventi, anche di moda, perciò io ho deciso in questo evento di congiungere moda e arte, perché Angelo ha cominciato a farmi fare gli eventi importanti, ho capito che in realtà l'arte non si scinde da quella dell'associazione, lui è stato per me davvero un gran maestro su questo e su altre cose. Quali sono le prossime cose che farete? Abbiamo alla fine del mese di giugno una caccia a tesoro per bambini da 6 agli 11 anni, poi abbiamo in prossimità, inizio settembre, una cena spettacolo con degli sketch teatrali in modo da dare divertimento e buon cibo, e poi rassegne teatrale per il periodo invernale e poi a ripetersi Miss e Mister Solidarietà. E quindi vi aspettiamo, perché dietro gli eventi sociali c'è sempre di moda, anche di arte, c'è sempre qualcosa a che fare con i sociali. Grazie mille, ora vi prego individualmente, cominciamo con Angelo. Angelo, te lo do da seduto, come preferisci, no, come sei più comodo? Cerco di alzare. Fa quattro passi. E anche ecco dai. E te l'hai passato? Chi guardiamo prima? Sono terrorizzato da questa cosa. Bruno? Ok, Luca e Franco. Grazie. Grazie a voi. Stavo andando bene. E Angelo, doppiamente grazie di essere venuto. Continuiamo con Top Team Production. Stefano, passami l'attestato, grazie. I premi sono diversi, noi facciamo l'angelo perché l'angelo è segno di libertà e identità, e quindi quando ho preso quest'angelo ho anche pensato a voi. Luigi, puoi venire? Se lo dico io, ok, ma lo sto mantenendo io i premi, sono i miei. Prego. Grazie. E poi abbiamo Vesuviani, Sodale, sto scritto bene, l'ho fatto bene per voi. Ok? Ok, lo prenderete lì adesso. Perfetto, grazie. Allora facciamo sedere Leggio, Gianni Cirillo e Antonio Pacilio. Non vi preoccupate, vi prego tutti velocemente. Dottor Antonio Pacilio, Leggio che è arrivato e sono stati i primi e ancora li devo premiare, questo è molto grave. Sì, ci sono tre posti accanto al direttore Rancella Guglielmo. Intanto che si siedono, io voglio cominciare a dare il primo premio al direttore, l'ho detto prima dell'intervista. Direttore, questo è per la scuola dall'Ordine dei Psicologi Campani, per la scuola come indicatore di amore e di benessere, scuola settimana del benessere, quindi è stata nominata dalla scuola. A favore di... Allora, io comincerei con il podologo astrologo Antonio Pacilio, perché so che Antonio ha una capacità dialettica notevole, Gianni ama parlare poco, sto tracciando le foto, e quindi cominciamo da dottor Antonio Pacilio. Dottore, a lei, eccoci. Prego, aiutatemi, grazie. Una delle maestre che magari si allora. Scusate. Prego. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio Edda in primis per l'invito e successivamente ovviamente per la premiazione. Sono onorato di questo invito, di questo premio. È il secondo, come diceva giustamente Edda prima, in una decina di giorni. Edda ormai ce la conosciamo ormai da tanti anni. E da tutti stanno dicendo che vi conoscono da anni. Da questa anni. Cosa non è proprio una cosa bella. Lo sottolineerei. Ci conosciamo da anni nell'ambito televisivo. E, grazie a dottor Sansone, grazie.
grazie a Giovanni che è stato un anello di congiunzione che ci ha fatto conoscere appunto. Io sono sempre anche io propenso nel discorso del sociale, per me il sociale, tutto ciò che fate, che facciamo e che fanno le associazioni che stamattina sono presenti, è un qualcosa di fantastico a favore di quei bambini, di quelle persone che hanno dei disagi fisici, psicologici, insomma, e quindi è fondamentale il volontariato, la beneficenza e tutto. Quindi io vi ringrazio in primis di essere tutti qui stamane con questo caldo enorme, ma ringrazio comunque altrettanto Edda per avermi invitato, insomma, per questo tema di cui sono estremamente onorato, quindi per me è un onore. Onore nostro, grazie. Sicuramente anche del direttore e mio. Assolutamente. E tutti coloro che mi hanno aiutato in questa cosa. Allora, intanto io saluto solo ciao Gianni, cioè non ti chiedo troppo. Buongiorno a tutti, vabbè tu sai che io sono di poche parole, sì, quindi mi piace più lavorare che parlare. Lo so. Dopo te è diverso in Milano, comunque vi ringrazio. Quindi facciamo l'applauso per Gianni e l'associazione di collegio, perché non lo so dire bene, se potete passare, grazie, e poi passiamo alle presentazioni. Io ringrazio di nuovo la nostra carissima Edda. Sì, salutate Minello con Peppi Ricchino. Sì, ma purtroppo ho degli impegni. Lo so. Ci conosciamo da un sacco di anni, per cui è la terza volta questo riconoscimento per noi è qualcosa di vantaggioso. Non potete immaginare il rapporto che si restaura quando fai il sociale. Cioè, San Francesco diceva dare per non avere, solamente per il gusto di dare, è già costruttivo, perché questo è il senso della bontà, il senso di appartenenza verso la società. Quindi grazie a Edda e grazie a questo sentimento che tutti noi dovremmo avere disinteressatamente nell'animo. Grazie. Avremo del sociale, avremo il nostro gruppo, si presenterà nell'arena di Pompei con la manifestazione Canone di Giorgia. 10 luglio, per cui noi siamo addetti all'accoglienza di eventuali situazioni un po' particolari. Grazie mille, bellissima iniziativa. Rosario.
Cominciamo dal dottor Carlo Alfaro, l'ho conosciuto grazie a Gigi che magari si mette qui accanto a me. Gigi, dove sei? Gigi, vieni. Allora voglio fare un attimo un intro brevissimo. Gigi era stato invitato, poi mi ha detto che non c'era, quindi il tuo premio poi lo vieni a prendere allo studio. Il Bantello, però ci ha fatto conoscere il bravissimo pediatra Carlo Alfaro, che è dolcissimo. Tra l'altro lui non lo sa, mi ha fatto anche il corso in digitale, il periodo della pandemia preparto, e quindi è stato un destino bellissimo che ci ha fatto conoscere. Dottor Carlo Alfaro, prego. Grazie a te carissima Eda per l'invito, ma soprattutto per questo continuo lavoro di divulgazione. Tu hai questo dono, che è una cosa che piace anche a me, di mischiare la scienza, lo spettacolo con l'arte e soprattutto uscire dai nostri studi, dai nostri ambulatori, dai nostri libri per andare tra la gente e portare un messaggio che sia insieme di conoscenza, di informazione, di diffusione del sapere e anche di amore, perché nel momento in cui comunichiamo il nostro sapere è come se questo sapere non diventa più chiuso ma diventa democratico a disposizione di tutti, e penso che questa sia la nostra grande missione. Oggi parliamo di solidarietà, ma la solidarietà è in effetti il senso dell'essere umano, dello stare con gli altri, di capire che tutto ciò che possediamo lo possediamo ed esiste a valore in quanto lo condividiamo. Quindi grazie a tutti per diffondere e condividere questo grande spirito di essere umani. Dopo aver ascoltato te su queste belle cose, io racconto una legge, un'esperienza, un'ora in viaggio. Ma sarei breve, Gigi, perché siamo L'ora del viaggio. Un minuto, 30 secondi. Carlo risponde al telefono, fa il medico anche, è stato in macchina con il Bluetooth ed è stato emozionante ascoltare Carlo che dà un consiglio a una bambina che aveva avuto un problema. E quella è la bella comunicazione del lavoro. Disponibile, grazie. Premio dopo, Nunzio, a te la parola, grazie di essere venuto, tanto che per quei che sei sempre impegnatissimo, ho detto secondo me non verrà, invece mi hai sorpreso, un attimo. Che dire, grazie a voi tutti dell'associazione, della scuola, a Edda in primis. Di questo grande onore e privilegio ancora con altri premi che si mettono insieme e compongono questi oltre 40 anni di mia attività, di cui molti di questi nel sociale, insomma. È sempre su un certo livello, grazie. Questo lo sai dove pensa. Maestro, deve prima dire una parola, è stato disattento. Cioè, sono disattento, signora. Io cosa dire, questo per me è sinonimo di grande orgoglio, perché essere riconosciuti eccellenza campana, soprattutto nel sociale, questo 4.0 è stato inserito, molto importante soprattutto nell'epoca attuale tecnologica che stiamo vivendo, perché vorrei lasciare un messaggio soprattutto ai giovani di utilizzare in maniera propria proprio quelli che sono i mezzi di comunicazione sociale, quindi di evitare quello che oggi vedo molto trash, ma di dare comunicazioni importanti. E poi da musicista, quale sono? Regaliamo uno strumento musicale, regaliamo una tavolozza con dei colori e dei pennelli, regaliamo ago e cucito per realizzare dei lavori sartoriali, regaliamo una macchina fotografica per imparare a fare le fotografie, di immortalare i tempi della nostra vita, e cerchiamo di non farsare troppo i nostri figli con queste apparecchiature digitali in mano. Io ho un motto che mi accompagna da 30 anni di carriera musicale, dico sempre: la musica va e nessuna può formare, e meno male. Grazie Edda. Gigi, vieni anche tu, facciamolo lo stesso, il suo cattivone. Grazie.
lo so, io lo so, Ah, ok. Cioè, non riesco a passare. La mia destra, la destra del palco. Andiamo? Ok. Allora vogliamo vai, lo so. Grazie. Il rosario. Aspetta. Rosario ripensa. Ma la chitarra dove è? Sta qua, la chitarra. Continuiamo con, io so che è arrivato anche lo chef Luigi Vitello, intanto chiamiamo Catello Zanca, Franco dopo perché non te ne puoi andare, Goe Wei Donna, Imma e Giuseppe Nacca. Imma vieni qua, vieni. Ciao. Ciao maestro. Catello Zanca o Catello Zanca e Ciro, dopo facciamo Giuseppe Nappa, Catello Zanca e Ciro. Allora. Ah, non vuoi fare solo un saluto. Ah, saluto Catello, prego. Salve grazie a tutti, grazie a Edda, sono sempre emozionato. Allora non si sente perché abbiamo sbagliato, questo è spento, quello è acceso, usa quello. Cambio? Ok, allora grazie a tutti, grazie per questo riconoscimento, grazie a Edda. Sono sempre emozionato quando viene consegnato il riconoscimento perché questa è stima che mi confronti, è sicuro che ho fatto bene, faccio bene il mio lavoro. Posso fare il manifesto? Ho detto ammazza, come no? C'è un artista come te che mi chiede di fare la locandina, per me è stato un onore. Volevo, mi è piaciuta molto la risposta che date in TV, cos'è per te il sociale, Ciro? Come già detto prima, dedicare il proprio tempo lascia comunque un segno indelebile, dare la mano al prossimo comunque vuol dire un fatto intrinseco che ti viene automatico. Bisogna che comunque, come mi appello a quello che ha detto prima del maestro Rosario, che i social vanno usati con cautela. Facciamo sempre delle cose belle, quello è importante. Un saluto. Okay. Io saluto tutti quanti, anche se non conosco comunque gran parte delle persone che non conosco. Ma infatti secondo me questi eventi sono anche un'occasione per condividere, conoscere e relazionarsi con belle persone. Ed è capitato che ci siamo anche conosciuti con il esatto. E niente, comunque bella gente, complimenti per l'organizzazione, veramente sono stupita perché è tutto stupefacente qui e si parla del, diciamo, del senso di ogni problema, che è importante comunque parlarne e organizzarsi sempre al meglio e dare soprattutto risultati. Ringraziamo il nostro Arturo che ci ha fatto conoscere. Ringrazio veramente, ti devo ringraziare, non faccio nomi. E grazie. È stato un piacere davvero. Di mettere proprio il tuo brand. Grazie, grazie mille. Vieni accanto a me a destra e guardiamo i nostri fotografi. Sì. Ok, grazie. Carlo, sto dietro al tavolo. Ok, vieni Catello. Grazie mille. Sì. Dove vai? Grazie. Mamma mia quanto sei veloce. Ok, aspetta, grazie. Ok.
non può essere. No? Perfetto, grazie. Giovanni De Filippis. Si prepara Carlo Umberi. Eccolo qui già in diretta, ragazzi, la scuola Peter Pan. Anzi, anche Carlo Umberi, perché ci sono i costi. Così danno molto c'è, ragazzi. Vabbè, un saluto velocissimo. Allora, ci tengo un saluto da parte di Giuseppe Nappa, perché ha seguito tutti gli eventi, in particolare questo, e davvero con grande autenticità, e veramente mi sento di casa con lui. Grazie Giuseppe. Grazie Edda, buongiorno, ben trovati a tutti, buona domenica soprattutto. Sì, Edda ha fatto questo evento che noi abbiamo seguito e continueremo a seguire tutte le attività di Edda, perché sono delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività che appunto tendono a dare una mano al prossimo. E oggi in questa società così difficile dare una mano al prossimo è sempre importante. Edda lo fa da personaggio che chiaramente cura la comunicazione, da insegnante, da psicologo, da psicoterapeuta, quindi i suoi insegnamenti sono molto importanti per noi. E sicuramente noi con il nostro giornale sottolineiamo queste cose, perché oggi la comunicazione è importante e fare una giusta comunicazione è ancora più importante. Quindi grazie Ente e viva il sociale. Insieme al premio Scrittura, e Giovanni promuove tantissimi eventi culturali ed è un bravissimo presentatore, non solo. Grazie a tutti voi, è sempre un onore, come dice la parola, facciamo sociale, ne fa tanto di sociale, perché ci fa socializzare. La cosa importante, che prima forse non si è capito bene, è che questi eventi servono anche a noi per socializzare, per ampliare le nostre conoscenze, ed è su questo è la numero uno. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti, e volevo ringraziare innanzitutto Edda, è una carissima amica, possiamo dire una figlia per me, e volevo appunto dare un ringraziamento speciale a quello che è l'ospite invisibile che c'è oggi e che c'è, ci dovrebbe essere sempre, l'amore, perché attraverso l'amore passa la cura, e la cura passa attraverso l'amore, e credo che Edda sia un modello di questo. Lei ha tanto amore da dare agli altri, è una donna, è una mamma. Beh, non mi si male così tanto. No, io ti adoro, è diverso, lo dico pubblicamente, e questo perché voglio dire questa cosa importantissima, che si può essere belle, intelligenti e anche buone, buone d'animo. Questo è un messaggio importante. Grazie Carlo Umberi. Allora Carlo, mi dirò una cosa, ci siamo interfacciati tantissime volte, disponibilissimo, è la prima volta che ci vediamo dal vivo, quindi per me è un piacere la tua presenza. L'onore è mio, ringrazio, chiaramente mi associo ai complimenti di Maria. Questi sono momenti per noi sanitari importantissimi, perché spesso ci vedete come una figura lontana, ci diamo di lei e cerchiamo comunque di fare questa patina di distacco, che non è per una pratica di distacco, ma per cercare di accogliervi meglio. Sono momenti per noi indispensabili, perché comunque non solo c'è un net tra noi colleghi, ma soprattutto per rinnovare da parte mia alle associazioni un grazie, assolutamente un grazie, perché senza le associazioni noi sanitari veramente saremmo il nulla, in quanto noi sapete la carenza che c'è di personale negli ospedali, e quindi veramente grazie da parte di tutti i sanitari che lavoriamo in ospedale, che ci togliete tanto tanto lavoro. Un ringraziamento ad Edda, fantastica in tutto, voglio dire, nella sua professionalità, nel suo modo di fare net tra colleghi, e sono onorato finalmente di averla conosciuta da vicino. Grazie mille. Partiamo con le premiazioni, prego Giuseppe, Giuseppe Nappa, Occhio all'Artista Magazine, grazie, un applauso per Giuseppe, a te. Grazie.
tempo anche di fare un ringraziamento mentre prendiamo questa foto. Grazie Edda per aver dato tutta, diciamo, anche sul manifesto la testata del mio giornale. Ti porto i saluti di tutta la redazione. Grazie, grazie mille, buona giornata. Grazie. Perché l'acqua grande rimanisca. Grazie, Per Maria abbiamo i 12,34 gioielli. Ospite anche di Super Sound. È vero, perché noi siamo stati anche ospiti insieme, è vero. Ma Gigi è proprio una perla, grazie, molto grazie. Allora, chi manca? Luigi Vitiello c'è? C'è rimasto. Luigi Vitiello, Bruno e Arturo. Allora, e poi tutti i fotografi e Davide, tutti coloro che stanno da questa parte. Luigi, ciao. Allora, chiamiamo Luigi Vitiello. Arturo e Bruno, come volete fare? Alternatevi. Faccio prima lui e poi meno. Ok, prego. Diciamo anche due parole. Prima Bruno, Davide e Guida. Panarosa, grande professionista! Un applauso a Bruno! Allora, e a Davide! Guida! Luigi Vitiello, grande chef, un bravissimo chef davvero, ora vi racconterà dove, diciamo, dove ha lavorato, le tante cose belle, davvero un grande artista, e per me è un onore avere qui lo chef Luigi Vitiello. Ciao Luigi. Allora, buongiorno a tutti, scusate di là perché il lavoro che facciamo sono pasticcere. È vero. Stiamo dando tante soddisfazioni, perché l'anno scorso ho fatto il miglior panettone al punto. Ho dedicato la prima volta che si fa un panettone dedicato a Maradona, sai che sono molto diffuso del Napoli. Non voglio rubare questi minuti, perché diciamo, quando sono andato a Roma a presentare questo panettone, diciamo che la cosa più bella che ho messo il mio panettone, che diciamo era una strada, cioè l'ingresso di Maradona allo spazio, eccetera, cioè sul tavolo dove ho appoggiato io il mio panettone, c'aveva il numero 10. No! Sì! Cioè, una cosa incredibile, la cosa veramente. Cioè, quando mi ha messo il suo numero 10 e ho appoggiato, diciamo, che poi da vedere, poi lo faccio vedere, cioè proprio, cioè ha detto che lo faceva, però non un mazzo, cioè veramente la cosa, dire che veramente ho fatto una cosa, sono contento. Bravo. Le maestre vengono e se vogliono dicono. Non mi guardate così. Bruno, so che non siete abituati. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, grazie per il premio, ma la domanda la devo fare una. Ma come fai a mettere tanta veloce il tuo libro? Non lo so, sono miracoli. Grazie a te, grazie per la tua presenza sempre costante. Davide Guida, Digi News, sempre presente in tutti gli eventi sociali. Allora, grazie, ovviamente grazie a chi ci ospita. Volevo specificare solo un fatto, tu ho visto che mi hai visto nella sezione sociale, allora io faccio cortometraggi sociali, lo sai meglio. Ma io ti ho messo sociale perché i tuoi cortometraggi, tutto ciò che film che tu fai è sempre con un servizio. Esatto, allora proprio di questo volevo dire, molta gente in passato mi ha detto, ma a te che lo fa fare? Perché ci guadagni qualcosa? Io ho detto, guarda, fare film sociali con quel tema significa
significa voler far pensare, voler far riflettere, voler avere un impegno. Non sempre si fanno le cose, io ho il mio lavoro con camera, perché non sempre si fanno le cose per guadagnare. Io lavoro con tanta passione nel cinema sociale e spero di poterlo continuare a fare. Ti ringrazio Edda per quello che facciamo, per quello che abbiamo fatto in passato. Non dico ci conosciamo da tanto tempo, però eri una bambina. Vabbè, da tanti anni. Eri una bambina e ancora mi rimane impressa, vista l'età che ho. Meno male che c'è in queste. Visto che però devi ricordarti che io ti dicevo che eri come una figlia per me, e comunque rimani come una figlia, vista l'età. Bruno, un po' di silenzio, non si sente. Prima Davide, poi Bruno. Davide Guida, regista. Aspetta, aggiungo una cosa, Luca, non è una dichiarazione. È una cosa tenerissima. Va bene. Ok, è certo, perché dall'altra parte non c'è Bruno, è giusto? Vai Bruno, vai. Vieni Bruno, vieni. Bruno Fontanarosa. Bruno, il nostro collaboratore sta perdendo colpe. Stefano. Bruno, sposta un po' d'azione. Grazie. Bruno. Ok, via. Luigi, no, ti voglio tenere ancora con me. Posso 5 minuti? Se sei arrivato tardi, ti devo tenere anche 5 minuti. Ma sono? Dove sono? E andare, non mi è piaciuto, intanto vengono tutte le maestre e parlare. E intanto si siedono Arturo e Franco Capasso, e intanto vengono le maestre qui accanto a me. Allora, le maestre intanto prendono questo pure del direttore. Lo prendo? Allora, intanto che si sente. No, dovete venire, perché c'è una cosa per voi. Allora, volevo ringraziare la scuola Peter Pan, le maestre che sono gentilissime e molto solari, che non è una cosa da poco. Il direttore che ci ha ospitato, che ha creduto nell'evento senza sapere dell'evento, quindi ha creduto in me nell'evento, grazie mille. Ci siamo? Abbiamo fatto, secondo me è stata una bella mattinata. Scuola Amica del Benessere è stata nominata da scuola, da Luna Psicologi Campani e il Ministero della Salute. Abbiamo l'attestato per il direttore, il cuore sempre per la scuola, e per via da Roma 34 gioielli per la moglie del direttore abbiamo acquistato la scuola. Fatto la cosa. Grazie mille. Diretto sì, potete andare, il dottore può tornare se lo so. Ultime. Allora, Franco. Allora, intanto che si siedono le maestre, un saluto da parte di Franco Capasso. Allora, e anche un saluto a Positano News, siamo in diretta su Positano con Gigi Maresca per Premio Eccellenza Campania 4.0 del sociale. Una mattinata molto importante, noi che facciamo informazione sia audio sia televisivo di sociale, partiamo tantissimo. Automaticamente facciamo parte del gruppo della ricerca campagna dove fa solidarietà alla consulta regionale della tutela della donna. L'ultima che abbiamo fatto è stata con la mamma di Giulia Tramontano. Esprime delle emozioni, delle sensazioni che si trasmettono e poi trasmettono attraverso la televisione. Gli eventi di ETA sono molto significativi, molto profondi. I personaggi che oggi hai premiato sono quelle persone che mettono insieme un puzzle e poi alla fine esce una sola parola, solidarietà. Che io a livello mondiale rappresento la No War No Problem, che è una società associativa che in tutto il mondo raccoglie fondi per la non guerra.
quindi siamo insieme, un gesto non costa niente, un aiuto serve per chi è accanto a te. Grazie. Gli operatori dell'informazione, dell'informazione campana. Ah, Bruno si è messo vicino con la play. No, perché non faccio più. Grazie Franco, grazie mille. Gentilissimo. Chi abbiamo? Arturo. Arturo, saluto. Luigi e abbiamo finito. E Luigi vediamo. No, volete salutare infatti. Grazie a tutti, grazie ad Arturo che è sempre grazie qui presente. Rimane umile sempre come sei, sei rimasto delle volte contando con te professionalità, quindi vogliamo bene, lo sai, ti seguiremo. Grazie. Bravo. Mentre ciò, Paolo Capasso, Giuseppe Nappa, Davide Guida, Paolo Rosa. Ultimo premiato per chi ha aiutato tanti, però per giuste motivazioni, Luigi Vitello, che voglio ringraziare perché dovete sapere che Luigi, dico questo e poi andate tutti a casa, però di Natale mi ha regalato un panettone enorme da far farcire con i miei figli, quindi è stata una cosa ludica molto bella con i bimbi e quindi ti ringrazio anche per questo aspetto molto importante, premio anche per te e foto. Ci siamo. Allora, scusate un attimo. Allora, il 16 luglio ci abbiamo una festa a Torre del Greco, in una scuola. Il caso venire sociale ci saranno, ci sarà Antonio Sorrentino come chef, ci saranno i migliori chef con questi ragazzi veramente speciali. È una cosa di beneficenza che faremo tutti gli anni e se qualcuno di voi veramente si mangia tanto, perché ci sono chef, pasticceri, cuochi, panettieri, abbiamo fatto sta cosa veramente tutti i ragazzi di sala. Ma caso mi hai fatto piacere sui social di saranno. Che giorno? È di martedì 16 luglio. 16 luglio? 16 luglio. 16 luglio dove? A Torre del Greco. A Torre del Greco. Va bene? Oppure adesso ve lo faremo parlare un po' dei maestri della scuola. Ringraziamo ancora così da News, grazie Luigi, questo è il primo. Grazie. Aspetto sempre il tuo panettone a Natale. Sempre. Okay. Arrivederci, grazie a tutti. Saluti finali. Allora, questa mattina è stata pensata come in realtà è accaduto come un evento anche proprio per condividere, per vedersi anche prima dell'estate perché fa caldo, ma ancora non ci siamo addentrati anche perché io e il professore siamo in commissioni in realtà diverse, ma stiamo lavorando come se non ci fosse un domani, quindi per noi non è ancora estate, vero? Gli esami non finisco? Mai, mai. Altre 3 settimane di orario, quindi voglio con me per i saluti finali tutte le maestre, il team, la moglie, tutti coloro che fanno parte, sono l'anima di questa scuola. Qualcuno che mi parla della scuola? Sì. La portavoce a caso. Eh no, il direttore. E intanto per Gigi c'è il cuore anche per te, perché non c'è l'attestato, però il cuore te lo voglio dare. Grazie, grazie. A favore di telecamera, a favore di telecamera. Grazie, grazie di cuore, mandiamo questo cuore a chi vuole la pace del mondo. Grazie. Direttore, mi presenti la scuola, le maestre? Direttore della scuola, dove? Io mi chiamo Guglielmo Lanciano, sono il direttore della scuola di Peppani, che nasce nell'89 e a Somma. Smetta lì al centro tra le sue docenti. Siamo in diretta, Carlo, un saluto a Cosa Luz. Allora, nasce nell'89, la scuola dell'infanzia paritaria, e, quindi conosciuta dal Ministero dell'Istruzione. E ho 3 sezioni, una invece a Tiberi, per bambini diciamo, al di sotto diciamo, della scuola di infanzia, cioè prima di 2 anni.
tutto il mio staff, mando da alcune insegnanti che però aiutano a insegnare. Operiamo anche noi, come diceva Edda, non so dove stiamo, va bene? Eccola. Nel sociale abbiamo bambini di tutte le etnie, abbiamo bambini di Ucraina, della Romania, che vengono qui a scuola e che trattiamo con tanto amore. Mi piace fare tutto ciò che si occupa del sociale, faccio diversi eventi di coordinamento sociale. Come dicevo prima, quando Edda mi ha chiesto di fare questo evento, mi ha spiegato proprio pochissimo e io subito ho detto di sì. E quindi perché ci tengo a fare queste opere di beneficenza, opere di sociale, opere che fanno conoscere le diverse realtà che stanno anche sul territorio, qui non solo, nei paesi limitrofi e vicinori. E quindi ci tenevo a fare questa manifestazione, questo evento. Ti vedo più dietro. E quindi ringrazio tutte le associazioni che Edda poi ha convogliato e ha coinvolto qui, è stata una bellissima manifestazione, ringrazio tutti veramente, ringrazio anche voi che state giornalistiche e anche qualche radio, televisione che ho visto qui, il dottore Ediano, perché mio fratello che è anche un pigliano, quindi anche loro lo so con quanto amore vivono con i bambini. Io non ho figli, però da sempre ho sempre amato questa cosa. Io nasco come laureato in giurisprudenza, però mi è sempre piaciuto il mondo dei bambini e quindi le insegnanti lo possono dire, scusate l'emozione. Come dono è dall'angelo, i bambini sono tutti angeli e quindi loro non hanno peccato, sono delle anime buone, delle anime candide e quindi quello che preferisco che voglio fare anche io sono una persona molto trasparente, chiunque mi chieda aiuto sono sempre disponibile e quindi anche voi tutti voi. Una porta aperta. Va bene, ringrazio di nuovo tutti voi che siete intervenuti. Grazie. Però fanno belle cose, non per dire, ma la scuola del pane è un'unità che nasce con i giorni d'89, siamo ancora qui, più forte di prima e spero che lo saremo ancora per tanti anni. Assolutamente. Va bene, grazie a tutti. Mi raccomando non dite cose che non potete dire, che qua con questi social è sempre molto pericoloso. Quindi grazie a Positano News, occhio all'artista Magazine, Franco Cavasso che è sempre disponibilissimo e gentilissimo, Arturo Ciotola per le foto, Bruno Fantarosa per le foto e per la preparazione e per la costanza, grazie a tutti coloro che sono venuti tutti, Digi News, occhio all'artista Bello, detti tutti, Positano News, manca sicuramente qualcuno, grazie mille a chi pensava non venisse come il dottor Carlo Alfaro, non lo so, ho detto sarà impegnato con i figli, non verrà, invece mi ha sorpreso Gigi Maresta, grazie Gigi, grazie allo staff gentilissimo e al direttore non ultimo ma per ultimi i primi applauso, Francella.